La scena è a Troia. Dalle isole greche, i principi superbi, col sangue blu in ebollizione, hanno riunito nel porto di Atene le loro navi cariche di uomini e armamenti per una guerra crudele. 69 re coronati salpano dalla baia ateniese, destinazione la Frigia, col patto giurato di mettere a sacco Troia, entro le cui mura poderose la regina Elena, moglie di Menelao, va a letto con lascivo pari del suo rapitore. È questo il casus belli. Le grandi navi da trasporto vomitano a terra il carico guerresco. Ecco sulle pianure dardaniche le truppe greche fresche e ancora intatte piantano audacemente le tende. La città di Priamo dalle sei porte potentemente sbarrate con ferrami e catenacci ermetici rinserra i troiani. Ecco l'aspettativa, pungolando gli animi irrequieti da una parte e dall'altra. Troiani e greci, mette tutto in gioco. E a questo punto mi presento. Io. Il prologo. In armi. Non a rinforzo della penna dell'autore o della voce degli attori, no, ma tanto per essere in carattere con l'argomento. E vengo a dirvi, cari spettatori, che la nostra rappresentazione scavalca le fasi iniziali, le prime avvisaglie di questo macello.